La pop art storica proponeva anche icone di attori e cantanti in voga negli anni 60. E ancora oggi c'è chi ripropone quelle icone, soprattutto cantanti e gruppi rock di allora, ma con una reinterpretazione molto più studiata. Reinterpretato in modo diverso, nel senso che in qualche modo è come se avessi attinto da questo serbatoio oscuro, messo da parte in quel periodo, tirando fuori appunto questo lato che potrebbe essere facilmente scambiato per maledettismo, considerando il personaggio che tratto. In realtà è un filo oscuro che lega tutti questi personaggi, che partono da una matrice fondamentale che è il blues. È stata poi la musica fondamentale, e in quel periodo e non solo. I prezzi di Nero Galante vanno da un minimo di 500 euro fino ad un massimo di 2000 euro per un quadro di un metro e mezzo per uno.